Cari amici e care amiche del cittadino, buonasera. Volevamo Buonasera. innanzitutto mandare il nostro abbraccio alle famiglie che purtroppo sono rimaste colpite dal coronavirus. Volevamo ringraziare tutto il personale sanitario che in questo momento sta salvaguardando la nostra salute mettendo a rischio la propria. E volevamo ringraziare tutti gli eroi silenziosi come per esempio la cassiera del supermercato, i farmacisti, i camionisti. Tutti quelli che non ci stanno facendo mancare alcun bene essenziale in questo momento in cui un vento gelido si è messo a soffiare sulla nostra vita, sulla vostra, ma anche sulla vita di tutto il mondo. Per cui abbiamo un grosso vantaggio che è quella della conoscenza e quindi sappiamo che restando in casa in questo momento noi riusciremo a far dissolvere questo virus, a far sì che questa curva finalmente si abbassi e che si decongestioni così il sistema sanitario in modo che tutti possano ricevere le cure necessarie. Nella nostra vita abbiamo avuto un'esperienza di un problema di salute di nostro figlio, dalla quale abbiamo appreso tantissimo dai bambini. E cosa abbiamo appreso in particolare? Abbiamo appreso che i bambini non conoscono l'esistenza dei draghi perché li trovano scritti nelle favole. I bambini in realtà sanno già che i draghi esistono, ma nelle favole i bambini leggono che i draghi si possono sconfiggere e così noi sappiamo che questa situazione la sconfiggeremo sicuramente. Mi raccomando, ce la faremo tutti insieme, restiamo uniti. Un abbraccio.